E se tu pensassi come pensa Gesù? Oggi stiamo finendo il nostro studio sui versetti di questa serie. In Filippesi 4, 6, 7 la Bibbia afferma: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ti invito a dirmi cosa hai pensato di questa serie cliccando sul link che trovi nel testo di questa mail. Concludiamo la nostra serie su come superare le preoccupazioni. Ora che la preoccupazione ha perso il suo potere, è molto importante custodire il proprio cuore. La Bibbia ci insegna: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Proverbi 4:23. Il modo in cui vivi, il corso stesso della tua vita, fluisce dal tuo cuore. Se sei preoccupato, vivrai nell'insicurezza, sempre incerto sul domani. Ma se il tuo cuore ha fiducia in Dio, questo si manifesterà in ogni aspetto della tua vita. Allora, come si fa a proteggere il proprio cuore dalle preoccupazioni? Tenendo fisso il tuo pensiero su Gesù. Più pratichi questa sana abitudine di pensare a Dio e di camminare con Lui attraverso la lettura quotidiana della Sua parola, la preghiera, l'adorazione, la comunione fraterna, meno ti lascerai andare ad altre abitudini dannose per la tua anima. E c'è di più. Crescerai nella conoscenza di colui che ti ha salvato e imparerai a vedere il mondo sempre più attraverso i suoi occhi. Gesù è il tuo modello. Lo hai mai visto preoccuparsi? Ricorda questo. Pensare è ciò che rende grande l'uomo, ma pensare come Gesù è ciò che rende grande lo spirito. E ti aiuta a non essere ansioso per nulla. Per proteggere il tuo cuore dalla preoccupazione, tieni i tuoi pensieri fissi su Gesù. Grazie di esistere. Eric Sellerie.